Chianciano Terme, dove giovedì 26 settembre è in programma una serata culinaria accompagnata da uno spettacolo di danza del ventre. Vediamo di cosa si tratta. Giovedì 26 settembre in Piazza Italia a Chianciano Terme, presso il Caffè Continentale, una serata di festa per salutare l'estate a base di paella cucinata da Giuseppe Binaggia e danza del ventre con Vera Jasmine. Allora Vera, parlaci di te come danzatrice e delle tue allieve, perché giovedì ti esibirai con le tue allieve. Sì, certo, esatto. Giovedì presenteremo questo spettacolo in Piazza Italia. Ci sarò io e ci saranno le Gemme d'Oriente, che sono un gruppo di allieve dei miei corsi. Io insegno a Chianciano Terme presso la scuola di danza Primi Passi, che si trova alla piscina comunale di Chianciano Terme. Quest'anno è il mio terzo anno di attività e abbiamo in programma un po' di esibizioni, un po' di spettacoli. Sto portando avanti questo progetto che mi appassiona molto. E diciamo che soprattutto l'obiettivo è quello di condividere questa passione con le mie allieve, quindi gli spettacoli, le esibizioni hanno soprattutto questa finalità, ecco. Ci saranno varie musiche, vari tipi di danza del ventre, perché diciamo non si fa solo in un modo la danza del ventre, giusto? Certo, esatto, proprio come hai detto tu, lo spettacolo sarà abbastanza vario, nel senso che presenteremo generi diversi di musica e anche di accessori. Spazieremo dalle ali di Iside, il velo, un pezzo più classico senza accessori in cui diciamo daremo più importanza alla tecnica. Faremo una coreografia di flamenco orientale per riprendere il tema della paella cucinata da Giuseppe. E quindi appunto ci saranno un po' di generi. Danza del ventre in tutte le salse. Beppe, per quanto riguarda la parte culinaria, ci sarà la paella, la valentina, ma non solo, giusto? Non solo, oltre allo spettacolo, a deliziarci anche con Vera e il gruppo delle Gemme d'Oriente, ma faremo anche una presentazione di un antipasto mediterraneo, faremo la famosa caimada, che è la grappa che viene fatta in Galizia, che prende fuoco, faranno dei piccoli fuochi d'artificio, poi si farà assaggiare questa grappa aromatizzata. Sarà veramente lo spettacolo nella gastronomia, nell'etnia e nella cucina, diciamo, spagnola, ma alla fine anche mediterranea, perché è la nostra. E invitiamo tutti a partecipare, perché è un'esclusiva, posso dirlo, che come chef per Umbria e Toscana siamo solo noi che faremo la paella, quella alla valenziana. Mi raccomando, venite ad assaggiarla. Sì, io posso garantire che la paella di Giuseppe è, oltre ad essere un'esclusiva, è anche proprio eccezionale, quindi venite ad assaggiarla perché veramente ne vale la pena. Aggiungere una cosa: che in questi nostri eventi abbiamo sempre Telidea che ci sostiene, che ci aiuta a diffondere, e ringraziamo, diciamo, tutta la redazione e l'emittente televisiva. Grazie a tutti. A Castillon del Lago dal 20 al 22 settembre, Umbria Noise con The Lake. Sabato 21 settembre alle 9 di sera, alle ore 21, presso il giardino di Via Camollia 85 a Siena, aperitivo di benvenuto e poi